Sono con Gianluca Ranno di Gnammo. Gnammo è una startup, possiamo dire che è ancora una startup? Assolutamente, ancora per un bel po' di tempo. Ecco, è una startup che si occupa di commissionare il food con la comunicazione. Ed è quindi dentro questo paradigma che va molto di moda ultimamente, sia in televisione che in altri ambiti, anche nel web. Certo. I food blogger sono una potenza interessante. E siamo qui appunto per farci spiegare innanzitutto che cosa è, ma soprattutto quelle che sono le prospettive future di questo progetto molto interessante. Molto interessante anche perché parte da Torino. Grazie. Ci aggiungo anche da Bari perché sennò poi Walter si offende. Torino e Bari, per par condicio. Beh, innanzitutto ringrazio per l'intervista e vi dico con un paradigma molto semplice che cosa è Gnammo. Cioè il più vecchio social network del mondo, la tavola. Così partiamo da una base comune, tranquilli, e lì ci accomodiamo. Gnammo appunto permette fondamentalmente di fare due cose ad oggi. Di organizzare eventi culinari a casa propria o in altre location, quindi parchi, giardini, atelier, un po' ovunque. E di chiedere di partecipare a questi eventi, quindi cuochi che organizzano, che possono essere cuochi di casa privati, ma anche personal chef, che pubblicano un evento. A questo punto entrano in gioco quelli che noi chiamiamo gli gnammer, cioè le persone che possono chiedere di partecipare. Dico solo questa cosa, l'evento a tutti gli effetti è un evento privato e quindi è il cuoco che deve accettare o meno la persona a casa. E questo qui, diciamo, è il format base di Gnammo, da cui poi abbiamo evoluto, e se vuoi te lo racconterò, tutta una serie di ragionamenti. Sì. Raccontami questi ragionamenti. Allora, siamo stati molto bravi, ma molto molto di più fortunati, perché 3 mesi dopo del lancio di Gnammo ci ha subito contattato una grossa agenzia di comunicazione che si occupava di due brand Parmalat, Latte Zemille e Panna Chef, dicendoci e proponendoci di fare delle iniziative di marketing sulla nostra community. Ora, noi quando l'ha lanciato 2 anni fa eravamo molto molto piccoli, poche migliaia di utenti, e abbiamo rifiutato per questo motivo, non ci sentivamo ancora pronti per fare delle iniziative così e soprattutto non ci piaceva iniziare con questo tipo di brand. Però vi abbiamo subito capito, o meglio ci hanno fatto capire, che le dinamiche di brand su una community verticale come la nostra potevano essere molto interessanti, e da lì infatti abbiamo cominciato a sviluppare questo ragionamento. Hanno continuato a chiamarci moltissimi brand, sia grossi che piccoli, e abbiamo incominciato fondamentalmente una serie di test con brand piccoli soprattutto, quindi brand a livello regionale, farine, cioccolata, birre, insomma prodotti che avessero appunto una collocazione regionale, permettendo loro di portare in tavola ai nostri utenti direttamente i loro prodotti. Qual è il beneficio e la cosa positiva di questo? Vi faccio un esempio molto semplice e banale. La comunicazione ad oggi è costruita in un modo molto semplice. Il brand chiede a un'agenzia di comunicazione di portare appunto i contenuti e i valori ai loro clienti barra utenti. Quello che sta succedendo adesso è un po', e che stiamo facendo accadere anche nel nostro piccolo, è un po' il cambio del punto di vista. I grossi brand, ma anche i piccoli brand, hanno capito che per posizionarsi sul mercato hanno bisogno di contenuti reali. Questo vuol dire produrre contenuti reali dal basso, cioè il brand non sta più in alto e l'utente cliente in basso, ma si sono livellati e insieme influenzano reciprocamente i valori di brand. Questa formula si chiama prosumer, cioè consumatore e produttore insieme formano questo nuovo, diciamo, modello di marketing. È proprio questo che Gnammo può offrire ai brand, quelli piccoli, dicevamo, che magari normalmente hanno piccoli budget di marketing e fanno difficoltà a entrare nella grande distribuzione. Gnammo dà loro l'opportunità di entrare direttamente in casa, portando dei prodotti, ma soprattutto permettendo alle persone di interagire direttamente col prodotto, col brand. Come abbiamo lavorato con i piccoli, abbiamo chiuso il primo contratto 1 anno fa con Olivia Marino, che è un brand di Barilla, per fare lo stesso, come dire, progetto, però ovviamente su scala nazionale. Questo ci ha permesso un po' di testare le due dinamiche. Prego. Ecco, ma spiegami un po' in dettaglio come funziona questo incrocio tra consumatore e brand. Cioè, lo chef utilizza dei prodotti, li comunica, certo, nel senso che spiega che cosa sta utilizzando e spiega anche che cosa sono le ricette che verranno realizzate con questi prodotti. Allora, diciamo che la nostra idea è quella che il prodotto entri in tavola nel modo più neutro possibile, nel senso non è, passatemi il termine, una marchetta per il prodotto, ma è bensì semplicemente mettere un prodotto in tavola. Da lì in avanti il percorso di comunicazione si autocostruisce, nel senso un
brand deve essere disposto ad avere, come dire, dei commenti positivi ma anche delle critiche rispetto al suo prodotto. Crediamo che le critiche possano essere costruttive, specialmente se magari vengono realizzate dati in fase di test del brand, possono aiutare molto a migliorare il brand. Quindi il cuoco accetta semplicemente di ricevere a casa dei prodotti con cui cucinerà quello che vorrà. Le persone magari avranno dei gadget, quindi avranno dei test di questi prodotti e, ripeto, insieme sulla tavola costruiranno quello che potrebbe essere un veicolo sia di parere sul brand ma anche di comunicazione per lo stesso. Quindi non è una televendita. Quindi non è assolutamente una televendita, non si compra niente, nel senso si mangia. E questi eventi, questi micro eventi, mini eventi, vengono documentati? Questi mini eventi vengono documentati magari da un Instagrammer se è stato invitato a tavola, piuttosto che da un food blogger, piuttosto magari anche da un fotografo che mettiamo noi, perché come vi dicevo prima c'è ovviamente l'interesse a produrre del materiale dal basso. Vi faccio l'esempio classico di comunicazione: le fan page di Facebook hanno funzionato molto bene, brand hanno fatto crescere la loro fan page in dismisura. Il problema adesso delle fan page fondamentalmente sono due. Una, che è Facebook cambiando l'algoritmo, dà accesso a una piccolissima parte dei propri, come dire, fans. Per raggiungerli tutti, la maggior parte, bisogna pagare, spesso pagare molto. L'altra è che comunque i contenuti prodotti su Facebook e rimandati sulla community sono A, appunto, costruiti; B, l'interazione del fans è molto bassa, può mettere un like o fare un commento. Noi rigiriamo questa logica di comunicazione. E come vengono certificati gli attori di questi eventi, cioè lo chef, i consumatori, insomma, certo, gli gnammer? Allora, lo chef lanceremo a settembre un programma che si chiama Ambasciatori, quindi saranno delle persone direttamente incaricate di gnammer che andranno al primo evento a certificare il cuoco e la location. Abbiamo da breve lanciato un sistema di feedback, che fondamentalmente è quel sistema di trust e fiducia che è fondamentale in tutti i network collaborativi, quindi saranno gli utenti stessi, scambiandosi feedback, quindi commenti, a certificarsi reciprocamente. Quindi, ad esempio, uno chef non professionale, perché mi sembra che questo sia il target, certo, se cucina bene, se accoglie bene anche, certo, i suoi utenti, i suoi, sì, gnammer, riceverà dei feedback positivi, al contrario invece avrà dei commenti negativi. Esattamente questo. E così anche per i commensali? Assolutamente, è un feedback reciproco, quindi nel senso nelle due direzioni, bidirezionale. Quindi ribalta anche un po' la logica degli i like di Facebook, che sono sempre soltanto positivi, in, esatto, questo caso invece ci sono. Esatto, altre. Esatto. Voi già siamo andati adesso a controllare gli ultimi eventi, appunto, abbiamo lasciato i feedback da un mesetto, vedete già i commenti delle persone, buoni, anche meno buoni, nel senso, è stato molto bravo, dovrebbe migliorare questo. Quindi è un incentivo ed è un controllo da parte della community sulla community. Prima mi dicevi che quando hai cercato la prima volta di spiegare qual era la tua idea, hai detto che era una sorta di iceberg del food. Certo. Sì, nel senso, una cosa che diciamo sempre è molto semplice, nel senso, abbiamo pensato di spostare il modello di business dalle lenzuola alla tavola. Il concetto è quello, anche se poi noi ci differenziamo molto da Airbnb, nel senso, quello che si mette in tavola poi è molto differente. Comunque, diciamo, il concetto legato alla sharing economy è quello, fondamentalmente, quello di Airbnb. Il futuro di Gnammo, sì, resterà in Italia oppure si spingerà fuori dai confini? Allora, il futuro di Gnammo sarà quello di sederci anche a tavola, sicuramente in Europa, per gustare quello che si mangia in Europa. Nel senso, noi, come ti stavo dicendo prima, abbiamo appena chiuso un round di finanziamento. Questo ci permetterà A, di consolidare il mercato italiano e di attivare tutte quelle dinamiche di cui ti stavo parlando. B, sarà quello appunto di fare i primi test sicuramente sul mercato europeo e, come dicevamo prima, forse anche in America e in California. Quindi comunque l'idea è quella di consolidare il mercato europeo e incominciare a mettere un piede fuori dall'Italia. Consolidare vuol dire anche avere dei consistenti finanziamenti, investimenti? Sì, consolidare vuol dire andare a, innanzitutto, consolidare le regioni in cui siamo forti e sono quelle poi strategiche, e poi ampliare fondamentalmente la customer base. Nel senso, l'idea sarebbe quella di passare dai 20.000 utenti che abbiamo adesso alla fine del prossimo anno almeno a 150.000. Questo è l'obiettivo. Questo paradigma cucina, culinario, food, sì, è un paradigma molto italiano. Certo. Voi vi sentite in qualche modo di poter essere anche degli ambasciatori fuori dall'Italia di quella che è la cultura, sì, materiale italiana? Certo, sì, e forse il valore aggiunto grosso che abbiamo
rispetto, ti accennavo prima, ai nostri competitor stranieri che vanno avanti a forza di soldi e di ingenti investimenti, è veramente quello che ci portiamo dietro che il brand Italia, nel senso quello che ci permette ancora di essere competitivi sul mercato nazionale, speriamo avremo anche su quello internazionale, come dicevi tu, nel senso questa capacità di comunicare il cibo forse meglio di tanti altri, perché ce l'abbiamo in tavola dentro di noi. Certo. E per comunicare avete un blog? Per comunicare abbiamo un blog che tra poco si trasformerà in un magazine, nel senso sarà integrato con tutta una serie di contenuti e sarà molto più grosso, e quindi anzi ne approfitto per lanciare a tutte le persone che volessero in qualche modo collaborare col blog di Gnammo, che si trasformerà breve in testata, vi anticipo il nome perché non lo sa ancora nessuno, si chiamerà Grammo, il magazine di Gnammo. Fa ridere, vero? Ci piace. Bene, quindi d'ora in poi dovremo stare sintonizzati su Grammo e su Gnammo, assolutamente, per avere delle esperienze di convivialità mediate attraverso il web. Assolutamente, noi vi aspettiamo su tutte le tavole d'Italia con Gnammo e presto anche all'estero. Grazie mille. Grazie Gianluca, a presto. A presto, ciao.